Meglio una sana partita a calcio balilla che le pericolosissime slot machine, vere e proprie macchinette mangiasoldi che spesso devastano la vita di famiglie, giovani e anziani. Ah, il mercato ha una sua scala di valori, cerca di spingere i beni che producono dipendenza, perché la dipendenza vuol dire domanda assicurata, ma il mercato siamo noi, quindi se noi scegliamo col portafoglio, premiamo quelli che sono più socialmente e ambientalmente responsabili, il sistema cambia. A Roma stamane una grande festa nel popolare quartiere tuscolano per due bar che tra i primi nella capitale hanno aderito all'iniziativa con un deciso no nel loro locale alle slot machine. Ho visto parecchie persone rovinarsi con questi videogiochi, poi ci stanno delle persone che proprio non pensano altro che mettere i soldi dentro queste macchinette con la speranza che vincono qualcosa, poi alla fine non vincono mai. Io sono contraria, non le leverei proprio tutte dalla circolazione, perché ho detto c'è stato mio fratello in mezzo e si è rovinato per queste cose. Danneggia tantissimo e non ti permette di avere vita sociale, secondo me. La logica della disperazione della crisi poi porta praticamente a giocarsi i soldi per guadagnare, non sapendo che invece così si va solo a perdere, quindi c'è la distruzione di tante famiglie. Una mobilitazione partita dal basso che si sta sviluppando sempre di più dal nord al sud Italia, coinvolgendo i bar ma anche altri esercizi commerciali con la partecipazione propositiva di tutti i cittadini. Prendere il caffè, dove scegliamo di prendere il caffè, lo prendiamo in un bar come questo di Tiziana o quello di Antonello che sta sulla Tuscolana, che hanno detto no a slot e a gratta e vinci. Pertanto noi stiamo qui con loro. È il 52esimo slot mob, questo è un'iniziativa ovviamente nazionale. Vediamo che ci stiamo prendendo gusto, un buon gusto, e speriamo che il gusto ce lo diano anche i baristi.